noi siamo felici che tante persone possano concorrere a trovare il bene della Santa Chiesa Cattolica. Gradirei, siccome non siamo in campagna elettorale, che si evitassero le speculazioni di natura politica e inviterei a non dire falsità. Mi riferisco a chi dice che all'abete non è stata consegnata nessuna lettera di accreditamento della US SAMB, no? In quanto io ho avuto modo di produrvi la lettera con data, protocollo e numero. Quindi, pare che lo abbia sostenuto Piero Celani, tale Piero Celani. Ho parlato ieri con Lorenzo Berti, che è il sindaco di Pistoia, e siamo arrivati a questa conclusione, cioè quella di fare una lettera congiunta, che è quella che vi ho ovviamente adesso prodotto, una lettera congiunta che è stata affinata questa mattina tra i due capi gabinetto, insomma, quindi dalla parte tecnica, per arrivare alla formulazione di questa lettera che ovviamente facciamo ad abete. Secondo me si trascurano le ragioni contro, cioè quelle, le altre società che sono contro, perché c'è stata anche una società che sono contro questa decisione, perché a me dipende che abbiano una cosa più di questo che di altre cose, che non sono contro la sanità di Dio. Allora. Sta a me, non è stato, a me non è stato mai prospettato un ragionamento del tipo: se io iscrivo la San Benedettese creo questo precedente o questo problema. No, fatto il precedente del tuo. Io ho risposto a quelle situazioni, io e il sindaco di Pistoia abbiamo risposto a quelle situazioni che sono, diciamo, dei dati il più possibile oggettivi. Cioè, per oggettivo si intende ed è inconfutabile il fatto che c'è una grande passione sportiva, cioè una grande e lunga tradizione sportiva delle due società. Sono dei dati inconfutabili. Faccio un esempio: la Fiorentina c'ha 30-40 mila spettatori, ha fatto la cintura, dove gli spettatori massimo 8.000. Quindi la Fiorentina non avrebbe potuto, per questo motivo, fare la cintura, ma ripartire dalla Serie B, dove i connazionali potrebbero accettare. Ma questo è un motivo. Quando voi mi avete tempestato di telefonate nel tratto Roma-San Benedetto, io e Giulio Spadone, siccome eravamo in quattro in quella sala e quindi chiunque è in grado di poterlo testimoniare fino a prova del falso, io e Giulio abbiamo detto: teniamo bassi i toni rispetto alle assicurazioni che ci erano state date. La mia domanda è un'altra: perché sono state cambiate le idee dopo quell'incontro? Siccome io ho preso degli impegni davanti alla stampa con i tifosi, che mi sarei mosso in questi giorni assieme al presidente, che in questo caso è pro tempore della Pistoiese, è il sindaco, avrei mosso dei passi verso abete, e siccome sono una persona seria, dopo aver preso degli impegni vi ho detto: questo è il prodotto dell'impegno preso.